a tutti ragazzi, andiamo a spararci un'altra partitozza a Modern Combat 5 e oggi facciamo una nuova cosa, cioè nuova cosa, una cosa che non facciamo da tanto tempo, cioè utilizzare il cecchino. Quindi sono andato a impostare nella classe cecchino una E24 SARS, che è un'arma che mi piaceva moltissimo, mi ricordo, era un'arma che utilizzavo spesso. La cosa che mi piace molto di quest'arma è il fatto che se teniamo sempre premuto il pulsante fuoco, quest'arma continuerà a sparare proiettili di continuo. Non ha una velocità esagerata, però comunque sia andrà a spararci di continuo, cosa molto importante. Poi andremo a vedere anche magari nei prossimi giorni come ad esempio la IMPS, o addirittura andiamo a vedere la BSW77, che è quella di ultimo livello al momento, perché poi chiaraltro c'è un'altra da sbloccare che ancora non siamo arrivati. Ma volevo continuare con queste armi per cercare di potenziarle al massimo. Al momento la E24 SARS ce l'abbiamo potenziato al potenziamento MK3, quindi cercheremo di portarla avanti, di portarla al massimo della sua potenza, e per il momento abbiamo come divisa... E al momento abbiamo la divisa completa che stiamo utilizzando, al momento è quella di pericolo, che ci permette di avere tra l'altro i proiettili all'uranio, cosa importante, che andrà a, come possiamo vedere, Cavaliere Pallido usa i proiettili con l'uranio impoverito. Quando questi colpiscono il bersaglio, continuano a infliggere danni con il passare del tempo, cosa molto importante. Comunque adesso ce l'abbiamo quasi al massimo, la lasciamo così, non andiamo a sprecare altra polvere diamante e non facciamo partire nessun video al momento. Comunque andiamo a farci una partita multigiocatore e andiamo a farci una modalità a squadre e vediamo cosa riusciamo a combinare in mezzo alla mischia. Siamo pronti? Vediamo che mappa ci capita oggi. Caricamento in corso, siamo nel cantiere. Vediamo cosa riusciamo a combinare con quest'arma. Premetto ragazzi, sono un po' arrugginito col cecchino, quindi vediamo cosa riesco a combinare. Magari anche nelle prossime partite cercheremo di allenarci un pochettino per tornare al meglio a utilizzare queste armi molto difficili, che chi le ha già usate sa benissimo che soltanto con molto allenamento riusciamo a ottenere dei grandi risultati, perché è veramente difficile ragazzi utilizzare il cecchino. Soprattutto se vogliamo... ce l'avevamo quasi fatta. Abbiamo sparato due proiettili come avete visto, ma non è riuscito a morire. Praticamente non gli abbiamo fatto un cacchio. Comunque in questo caso ci conviene correre con la pistola, così abbiamo una corsa molto più veloce. E utilizzare... proviamo a usare questa strategia e utilizzare il cecchino, il fucile da cecchino, quando piazziamo una mina qui dentro innanzitutto, che così se qualcuno entra lì dentro lo facciamo saltare in aria. Andiamo a vedere un po' allo scoperto, giriamo un po' nella mappa, vediamo cosa riusciamo a combinare. Allora, innanzitutto qui sulla pistola sono andato ad applicare un silenziatore, visto che usiamo il cecchino, voglio cercare di fare tutto in silenzioso. Cambiamo arma, fucile da cecchino, vediamo se riusciamo a mirarlo al volo. Ecco che ci sta sfuggendo, chiaramente non siamo riusciti a prenderlo al primo tentativo, perché chiaramente tutto ci sembra molto più veloce quando usiamo il fucile da cecchino. Prima uccisione ce l'abbiamo fatta, ma ci siamo fatti seccare subito da un cacciatore di taglie con la sua vortice. Grandissima arma, arma che butta proiettili a go-go proprio. Sono proiettili tipo cartucce da fucili, però vengono sparate tipo come un mitragliatore. Potentissima come arma anche quella, ce l'ho nel mio armamentario come cacciatore di taglie. Bisogna essere poi anche abbastanza vicini. Eccolo che vediamo un altro là in fondo. Vediamo se riusciamo. Non ci siamo riusciti. Vediamo di riuscire a beccarlo da queste parti. Sarà difficile riuscire a fargliela, specialmente con queste armi molto difficili da utilizzare. Ecco, ci siamo lasciati fregare. Non ho mirato bene. Chiaramente eravamo così tanto vicini che ho pensato di spararlo così senza mirare. Gravissimo errore. Con queste armi bisogna mirare per forza, ragazzi. Vediamo se riusciamo a beccare qualcuno dall'altro lato. Eccolo qui sopra nel muretto. Vediamo se riusciamo a prenderlo, ragazzi. Ce l'abbiamo qui di fronte a noi e ce lo siamo lasciati sfuggire. Comunque siamo 26 a 23 a 2 minuti al termine della partita. Vediamo se riusciamo a fare qualche altra uccisione. Camperiamo un pochettino. Ce l'abbiamo qui di fianco, non ce ne siamo neanche resi conto. Ci ha sparato proprio di fianco a noi, come un'esecuzione praticamente. Dobbiamo cercare di prenderci un attimino la mano.
Bisognerebbe girare un po' di più. Vediamo se sbuca fuori qualcuno. Eccolo qui. Vediamo se ce la facciamo. Ce l'abbiamo quasi fatta. Gli abbiamo sparato due colpi. Sembra di averlo colpito alla spalla, ma lui non ha ceduto. È riuscito comunque a scamparsela. E non siamo riusciti ad ammazzarlo. Vediamo se riusciamo a ammazzare questi, ragazzi. Uccisione. Vediamo se sbuca qualcuno fuori di qua. Si sarà sicuramente imboscato per cercare... Oh, 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 ci sta qualcuno che ci sta lanciando delle granate. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Ma ce l'ha fatta all'ultimo momento, lanciandoci una granata d'impatto che ci ha fatto saltare in aria. Ma anche lui ha avuto il suo avere, perché l'hanno fatto saltare compagni della mia squadra. Vediamo di riuscire a tornare in gioco. Sbuchiamo fuori da qua. Vediamo se c'è qualcuno che riusciamo a mirare qui in fondo. Eccolo, qui di fronte a noi. Qui di fronte a noi con una SMAS 410. Un bel fucilone a pompa che ce lo siamo presi tutto quanto nel petto. E non ci ha dato via di scampo. Comunque, non ci spaventiamo. Eccolo un altro là in fondo, ragazzi. È difficile mirare velocemente con il fucile da cecchino, come potete sapere. Infatti non stiamo andando tanto bene. Però devo dire che con la prima partita, dopo tantissimo tempo, se vi ricordate, io, ragazzi, l'ultima volta che ho giocato col cecchino è stato nell'ultimo video che ho fatto, che ormai secondo me risale a circa 6-7 mesi fa, secondo me. Comunque, il gioco al momento si è bloccato, sono stato disconnesso dal server, mi è caduta la connessione, ma comunque poco male perché stavamo facendo schifo. Ci riproviamo nuovamente, proviamo a farci un'altra partitozza, ragazzi. Allora, facciamo caricare. Magari ci facciamo una bella partita. Vediamo, facciamo così. Facciamo qualcosa di diverso. Facciamoci una controllo zona. Proviamo a fare un controllo zona col cecchino, visto che siamo molto veloci con la pistola, utilizzando il cecchino. E proveremo a cercare di catturare le varie zone, di controllare le varie zone. E soprattutto, siccome che in questi tipi di partite, secondo me, sono un po' più facili col cecchino, si pensa soprattutto ad andare a conquistare le zone più che a uccidere gli avversari, approfittiamone perché magari siamo un po' meno sotto mirino, secondo me. Almeno, la maggior parte delle volte riesco meglio in queste modalità. A meno che, chiaramente, non stiamo occupando una zona che quindi, giustamente, vengono tutti verso la nostra destinazione. Vediamo che ce la stiamo quasi per fare. Non ce l'abbiamo fatta, ci hanno sparato all'ultimo. Ce l'avevamo dietro di noi con una Branson MK7. Ci siamo presi il nostro avere a distanza ravvicinata. Comunque, non ci spaventiamo. Proviamo a vedere in distanza se ci abbiamo qualcuno, perché questa è un'ottima arma per ammazzare nemici a distanza. Qui è scomparso qualcuno. C'è qualcosa che non quadra. Uccisione. Non lo so se l'abbiamo ammazzato noi o se l'ha ammazzato il nostro compagno di squadra. Comunque sia, è andato a terra. Altra uccisione, sempre non per merito nostro. Vediamo che sta sbucando qui un altro dietro di noi. Eccolo. Uccisione. Ce lo siamo presi così, senza neanche provare a mirare con il nostro mirino telescopico. Proviamo ad andare un po' in giro della mappa, approfittando della... macellaio! Ce lo siamo ammazzati così, ragazzi. Eccoli, eccoli. Eccoli qui, ragazzi. Stiamo sparando un po' a cacchio. Non sto mirando neanche tanto bene. Vediamo se c'è qualcuno. Eccoli! No! PR39 MK7, ottima arma. Gli sono bastati pochissimi proiettili per mandarci KO subito per terra, senza darci neanche il tempo di capire che cosa stava succedendo. Comunque, non ci spaventiamo. Torniamo comunque in quella zona, perché ho visto che c'è una grande affluenza, come potete vedere. Vediamo se ci riusciamo a beccare questo. In corsa. Non siamo riusciti a prenderlo, ragazzi. Ma proviamoci di nuovo. Uccisione. Eccolo, un cecchino qui dietro, ragazzi, dietro di noi, che sta cercando la fuga. No, ci ha seccato con una BSW-77. Ci siamo lasciati fregare proprio così. Vediamo se riusciamo a... No, ce l'abbiamo qui. Uccisione, senza mirare, ragazzi.
Questa è un'arma. Il bello di quest'arma è che abbiamo questa sorta di mirino anche senza utilizzare il mirino telescopico, quindi ci permette in distanze ravvicinate di fare una sorta di avere una sorta di mira temporanea, diciamo, per ammazzare il nostro nemico in distanze ravvicinate. Uccisione 92-96, ormai la partita sta quasi per terminare. Vediamo se riusciamo. Ok ragazzi, praticamente abbiamo fatto soltanto 5 uccisioni, purtroppo soltanto 5 uccisioni. Meno male che almeno non siamo scesi con il nostro punteggio, almeno abbiamo fatto qualcosa, qualcosina, diciamo, dai. E vediamo, facciamo un'altra cosa ragazzi, spariamoci un'ultima partita, sempre con il cecchino, visto che siamo caldi, cerchiamo di fare qualcosina. Volevo spararmi una partita VIP, vediamo cosa riusciamo a fare. Allora, quindi andiamo a scegliere partita VIP, sempre con la nostra arma da cecchino, vediamo cosa riusciamo a combinare questa volta, vediamo che mappa ci capita soprattutto, e cerchiamo di... siamo in vantaggio. Caricamento in corso. Si comincia ragazzi. Andiamo subito a caccia del VIP. Proviamo ad andare proprio ad ammazzare subito il VIP ragazzi. Inseguiamo. Uccisione, VIP eliminato. E siamo già al primo. Non riesco a capire dove sono finito ragazzi. Mi hanno ammazzato col coltello, speravo di averlo già ammazzato e invece lui era dietro di me. Bello silenzioso, che aspettava soltanto di prenderci. No, uccisione con una granata a concussione. Siamo 11-6 ragazzi. Ecco che il nostro VIP è qui sopra, al terrazzino, che è stato appena eliminato fra l'altro. Vediamo di riuscire a beccare. Allora facciamo una cosa ragazzi, visto che siamo dei cecchini, mettiamo la pistola innanzitutto per correre più velocemente, andiamo dall'altro lato e proviamo ad ammazzare i nostri avversari, visto che si sono fatti tutti una mucchia lì sopra, a distanza con il nostro fucile da cecchino. Vediamo se riusciamo a fargliela in questo modo ragazzi. Ecco che un altro ha avuto la mia stessa pensata. Vediamo se sbuca fuori. Vediamo se sbuca fuori. Al momento non sta sbucando fuori nessuno. Oh, dietro di noi ragazzi. Comunque siamo 16-11, a 5 minuti al termine della partita. E il nostro nemico è bello incacchiato ragazzi. Dove siete? Sono tutti qui sopra ragazzi. Allora proviamo a fare una cosa, al posto di andare dove siamo andati prima, proviamo dal basso ad accucciarci qui dietro la macchina e vediamo se riusciamo a intravedere qualcosa della battaglia che avviene sopra questo balcone, per vedere di riuscire ad ammazzare qualcuno a distanza senza farci vedere. Senza farci vedere è un po' difficile, però almeno ci proviamo. Facciamo che andiamo dall'altro lato, sopra l'altro balcone. Controlliamo che non ci sia nessuno e siamo pronti nuovamente con il cecchino. Eccolo lì in fondo ragazzi, lo intravedo. Basta un attimo che sbuca fuori. Dobbiamo stare attenti, perché il nemico è in agguato. Eccolo. Eccolo, a distanza, uccisione. C'è il VIP che ci sta sparando da non so dove, da qui sotto ragazzi. Non ce l'abbiamo fatta per pochissimo. Nascondiamoci un attimo perché abbiamo l'energia che sta salendo. Comunque siamo VIP, ecco perché ci stanno mirando da lontano. Buttiamoci giù, vediamo se ce la facciamo a scamparcela. Non ce l'abbiamo fatta. Siamo 25-33. Ci hanno superato il nostro nemico. Vediamo di riuscire a fare qualcosa da qua sotto, ragazzi. Andiamo di pistola. Piazziamo una mina qui.
Eccolo là in fondo il nostro nemico, ragazzi. No, ce l'abbiamo di fronte, ragazzi. Non riesco a prenderlo con una vortice. Gli era rimasto praticamente l'1%. Un po' di danno gliel'avevamo fatto praticamente poco, tipo il 99%. Ma purtroppo non è stato abbastanza, perché siamo riusciti a morire contro di lui. Comunque abbiamo qui due nemici da sparare. Partita terminata. Non siamo comunque riusciti a fare niente di buono, ragazzi. Nei prossimi 2 uccisioni e 5 morti, meno 17 punti. Questo è un gran dolore. Purtroppo con il cecchino, ragazzi, bisogna fare un bel po' di pratica, perché non è facile per niente utilizzarlo. Quindi proveremo nei prossimi giorni ad andare avanti anche con quest'arma. Soprattutto voglio portarla al massimo del suo potenziamento. Dopodiché procediamo con le prossime armi da cecchino, che sono da un po' che le abbiamo tralasciate, e quindi proviamo a vedere di riuscire a allenarci un pochettino e vedere di fare qualcosa di buono. Grazie a tutti del vostro ascolto, ragazzi, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!